ritrovati amici e amiche di TV Gargano nella nostra quarta puntata di Connessioni Sociali in questo martedì 19 novembre. Oggi ci immergeremo nella natura, in uno splendido connubio di gentilezza e natura e spiegheremo come prenderci cura della natura è un atto di gentilezza per noi stessi, ma anche nei confronti degli altri. La natura stessa rappresenta una fonte di gentilezza. Con il contatto con la natura si stimola un senso di empatia e un senso di connessione con gli altri. Viviamo in un mondo sempre più frenetico e sfrenato. La natura ci può offrire un rifugio sicuro dove poterci connettere con noi stessi e ritrovare anche esterne. Ci offre anche la possibilità di far parte di garantirci che la gentilezza possa essere inoltrata all'interno della nostra vita quotidiana. Per parlare di questo meraviglioso connubio, oggi con noi abbiamo, non potevamo che avere una paladina della gentilezza della comunità di San Marco in Lamis, l'assessora alla gentilezza Merligia Nardella. Benvenuta. Buonasera, grazie. E abbiamo anche Gianfranco Pazienza, ricercatore e direttore scientifico del circolo Lo Sperone Legambiente di San Giovanni Rotondo. Grazie per aver Grazie a accettato voi il nostro dell'invito. invito. La gentilezza, Meriligia, non è solo un comportamento, ma è un modo di essere che poi si estende anche all'ambiente circostante. Perché secondo te la gentilezza dovrebbe essere importante promuovere all'interno di una comunità? Allora, hai utilizzato un termine bello, quello di paladina della gentilezza. Io lo tramuto anche in un altro concetto, quella di costruttrice della gentilezza. E poi magari in seguito spiegherò anche il perché. La gentilezza è fondamentale nella nostra comunità. E devo dire che mi fa molto piacere che ultimamente se ne parli sempre di più, perché è un concetto che spesso viene banalizzato. Perché viene ridotto a qualcosa di veramente di molto semplice, ma in realtà racchiude cose anche molto più complesse. La gentilezza parte innanzitutto dal presupposto che non è una cosa che si acquisisce con il tempo, è una virtù che è innata. E quindi è più spiccata in alcuni soggetti piuttosto che in altri. E tra tante persone gentili, io dico sempre, c'è sempre qualcuno che è più gentile di altri. Quindi anche tra persone gentili, ognuno deve fare in modo di prendere ad esempio la gentilezza dell'altro. Questo è un dato per me molto importante e si traduce poi nel senso che dobbiamo essere portatori di buoni esempi. Buoni esempi che devono essere recepiti però dalla collettività, dalle persone che ci circondano. Più noi mettiamo in atto dei processi virtuosi, più aumenta anche la nostra, come dire, la nostra autostima, perché ci rendiamo conto che quello che facciamo di bello viene ascoltato, viene preso in considerazione dagli altri e di conseguenza quindi porta dei benefici. Non solo a chi porta gentilezza, ma anche a A chi chi deve la ricevere gentilezza. riceve. Quindi comunque c'è un collegamento della gentilezza con l'ambiente circostante, sia individuale che Sì, collettivo, poi alla fine. diciamo che l'ambiente è uno dei temi fondamentali, diciamo fondanti un po' di questa gentilezza, perché è uno dei settori, se vogliamo, che viene più maltrattato. E infatti, se noi ci giriamo un po' intorno, ci rendiamo conto che non abbiamo dei comportamenti corretti nei confronti della natura che ci circonda. Il solo abbandonare un rifiuto o non accorgersi che una strada è imbrattata e quindi non facciamo niente anche per migliorare il bene che noi abbiamo sotto mano tutti i giorni, insomma, questo ci deve far riflettere. Dobbiamo cercare, dico io, di fare sempre di più. E
E quindi fare in modo che il cittadino si renda conto che la natura è fondamentale, cioè è alla base di tutto il nostro modo di vivere, non possiamo farne a meno e dobbiamo aiutare la natura a, ad essere sempre più splendente, rigogliosa, e dobbiamo adottare dei comportamenti corretti. Quindi sì, diciamo che è un tema molto importante. Perfetto, quali sono i progetti futuri per diffondere proprio questa cultura della gentilezza e renderla un valore sempre più radicato all'interno della comunità in cui viviamo? Allora, se posso circoscrivere questa domanda al comune mio di appartenenza, San Marco in Lamis, io sono un assessore alla gentilezza ed è molto importante il fatto che per avere questa delega alla gentilezza mi è stato chiesto proprio di esplicitarla, quindi io ho già una delega alla partecipazione civica che di per sé ricomprende la gentilezza, però aver dato esplicitato il termine gentilezza ha messo un po' nelle condizioni anche chi sente parlare di gentilezza di soffermarsi un po' al tema. E in particolare con questa delega siamo riusciti ad entrare in un progetto nazionale che si chiama per l'appunto Costruiamo Gentilezza e riusciamo a mettere in campo, diciamo, delle attività grazie al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Perché dico questo? Perché se noi partiamo dal basso, dai bambini, noi riusciamo a generare delle buone prassi, perché i bambini sono come delle spugne che assorbono e riescono poi a portare anche in casa quello che loro ascoltano da noi adulti, quindi facciamo degli incontri, spieghiamo loro, insomma, quelli che sono i comportamenti da assumere, quindi è grazie a loro che noi riusciamo a mettere in campo queste attività. Che poi, insomma, nel corso dell'anno scolastico, per la verità, ne sono diverse, soprattutto l'ambiente, riciclare bene i rifiuti, ma qualsiasi altra, anche la giornata dell'albero è una forma di gentilezza. Per ogni vita che nasce noi piantumiamo un albero e poi curiamo quell'albero, e anche questo, insomma, rientra un po' nelle progettualità che noi ogni volta mettiamo in campo. Sono mirate comunque sempre alla sostenibilità alla fine, per alla andare a proteggere le generazioni future. Sì, la sostenibilità tra l'altro anche non solo nell'ambiente, nella moda, in qualsiasi settore. Certo. E numerosi studi confermano anche e valorizzano l'esistenza di un legame profondo tra l'uomo e la natura. E il semplice contatto con gli elementi naturali, anche visivi, può causare comunque dei riflessi positivi sulla vita dell'individuo, quindi sia sulla salute fisica che mentale. Addirittura ci sono dei giardini terapeutici in molti ospedali e sono la prova tangibile di come la connessione con la natura influisca positivamente sul processo di guarigione degli ammalati. Però i vantaggi di trascorrere del tempo a contatto con la natura vanno anche oltre il contesto ospedaliero. In che modo il contatto con la natura può favorire benessere emotivo e mentale, Gianfranco? Grazie della domanda e soprattutto come costruiamo buone pratiche, come diceva Marilina, è fondamentale, cioè come diventi contagiosa la gentilezza. Come invece godiamo del beneficio della natura? Basta fare una passeggiata in qualsiasi ora della giornata, andare per un sentiero o per un bosco, che questo concilia il nostro stress, il nostro buon umore e soprattutto ci aiuta a pensare. Facciamo un esempio: io vado in bicicletta e vado in moto. La bicicletta fa un rumore così silenzioso che tu ascolti la natura, e questo ti rende il viaggio come intimo nel momento in cui vai, e l'intimità è un altro elemento della gentilezza. Se non siamo intimi non riusciremo mai a essere gentili. Se non apprezziamo la nostra bellezza,
interiore, anche quella esterna, non saremo mai capaci di essere gentili. Detto questo, per dire che cosa? Ovviamente la mia associazione Legambiente nasce con lo scopo specifico dell'educazione ambientale come elemento di educazione appunto al rispetto e al prendersi cura. La gentilezza è esattamente quello, sapersi prendere cura di se stessi, della natura. E la cura è fondamentale perché riesce a farti appartenere a quella cosa, che può essere l'ambiente di vita, l'ambiente scolastico, l'ambiente naturale, ed è in qualche modo tutto connesso. Se non siamo capaci di apprezzare la bellezza, è il tema per cui non riusciamo ad essere gentili. Allora, educare alla bellezza è fondamentale per poter esprimere poi gentilezza. Ci sono gli studi sulle sindrome di Stendhal, chi va a vedere in un museo ammira e si turba. Ecco, se non siamo capaci di ammirare la bellezza, se non siamo capaci di turbarci di fronte alla bellezza, probabilmente non avremo mai una risposta. Cosa turba nelle nostre attività di educazione ambientale, rivolto alle scuole, alle scolaresche, cosa turba profondamente i ragazzi coinvolti? Turba il fatto che magari non conoscono, e questo è importante perché riguarda anche l'attività della scuola, per esempio le conoscenze ecologiche. Quanto è importante conoscere le relazioni che si sviluppano all'interno di un ambiente chiuso, ecologia vuol dire la casa comune. E quanto è fondamentale che in questo ambiente ci si insegni a stare, perché bisogna saper stare. Allora, io spesso mi trovo con le attività scolastiche di educazione ambientale fatte da Legambiente, e adesso c'è molta risposta. Per esempio, le maestre, gli insegnanti, soprattutto alle scuole primarie, insegnano l'orientamento. Sapersi orientare è fondamentale per capire dove siamo, capire dove siamo per capire quali sono le risorse. La dico qui perché mi sembra il momento di alzare un po' il tono di questo ragionamento. Riusciamo a essere gentili con noi stessi se non, per esempio, ragioniamo su una data, che è l'Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità consuma tutte le risorse che il pianeta produce in termini di produzioni naturali. Su 365 giorni, l'Overshoot Day, cioè abbiamo consumato tutte le risorse a disposizione del pianeta, quest'anno, il 1° agosto, alcune le avevamo già consumate a maggio. Quindi vuol dire che da agosto in poi andiamo a debito, consumiamo quello che non abbiamo. Se riuscissimo a spiegare a tutti che questa roba ci sottrae non solo le risorse naturali, ma ci mette in difficoltà rispetto che non abbiamo, il rispetto che non abbiamo per le risorse naturali, non avremo probabilmente mai la possibilità di educarci alla sostenibilità, alla bellezza. Esatto. L'altro elemento è se io mi lavo i denti con il rubinetto aperto, è un problema che ancora oggi non riusciamo a capire dentro il rispetto delle risorse naturali. Il rispetto, ovviamente, così come l'educazione alla sensibilità, alla bellezza, sono gli elementi della gentilezza. E anche il fatto che qualcuno dica ai comportamenti non corretti, non gentili, non attenti alla bellezza, che si sta ferendo il nostro ambiente comune, avere il coraggio di dire ai ragazzi che ovviamente i gesti impropri da adulti bisogna farlo. Ci occupiamo delle generazioni a noi prossime e dobbiamo farlo anche
rivendicando un ruolo di educatori rispetto a questo concetto. Eccoci giunti al termine di questa nostra quarta puntata di Connessioni Sociali. Abbiamo esplorato questo affascinante legame della gentilezza e della natura. E abbiamo anche imparato come prenderci cura dell'ambiente non è soltanto un atto di rispetto, ma è anche un gesto gentile, non solo nei nostri confronti, ma nei confronti anche degli altri. Ringrazio il prezioso contributo di Gianfranco. Dimmi, Gianfranco. Vorrei solo aggiungere che a proposito dei progetti che noi portiamo avanti, ne stiamo chiudendo uno che si chiama Progetto Respiro. Lo faremo esattamente il 21 novembre, ed è un progetto che è nato nel periodo del Covid, si chiama Respiro perché l'ossigeno è quello che la malattia ci ha tolto, ma è un acronimo che dice recupero spazi inclusivi di ospitalità e resilienza. Stiamo rigenerando un'area della città che era un'area trascurata. L'abbiamo fatto con gli studenti del liceo e della scuola primaria, ma soprattutto l'abbiamo fatto con gli ospiti del centro Emma Francavilla. Ecco, la gentilezza anche in quel caso non solo di costruire un ambiente nuovo, sano, naturale, perché faremo un'iniziativa di forestazione urbana e soprattutto di rendere spazio utile per quel centro, lo abbiamo fatto con gli ospiti perché loro hanno accolto noi, e questa accoglienza è ancora una volta un gesto di straordinaria gentilezza. Grazie. Grazie a te Gianfranco, grazie Meriligio per il tuo intervento. Questo dimostra anche come il vostro impegno, la vostra passione possa essere importante per contribuire ad un mondo più gentile e sostenibile. Io saluto anche voi che ci state seguendo da TV Gargano, ci vediamo il 26 novembre con un altro tema molto importante, parleremo di sostenibilità con altri due ospiti speciali, vi aspetto, non mancate, buona serata.